Partiamo da un presupposto importante. Te devi metterti a dormire. Ah, ma io lo so che vi mancava Snoopetto. Snoopy! Quanto fai il finto timido davanti alle telecamere? Snoopy, che ne pensi di Ronaldo alla Juve? Te che sei bianconero. Grazie. Grazie per questa risposta con enfasi non indifferente. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo ritorno secolare, millenario, incredibile delle FAQ. Bentornati, veramente che bello, ragazzi, era una vita che non portavo le FAQ, quindi non posso che chiedervi incredibilmente di riempire questo video di commenti, intanto varie domande anche molto pornografiche, cose appunto che volete sapere. Successivamente seguitemi su Instagram perché è lì che vi ho chiesto le domande questa volta. E ovviamente fatemi sapere con tanti pollicioni in su se volete che questa serie continui in maniera più costante, ecco, che quando voi mischiate Federico e la Costanza stanno tipo ai poli. Tra l'altro, prima di iniziare il video, rapidissimamente volevo dirvi che mi sono scaricato 21 Buttons. Guardate quanto sono fashion burger. Quindi mi dovete seguire su 20, cioè non è Vim, cioè se vi va, ecco, se vi va, seguitemi su 21 Buttons. È un Instagram 2.0, nel senso che è più avanti di Instagram perché pubblico foto, ma ci sono anche i vestiti. Voi magari potreste voler sapere che maglietta è questa. Ecco, questa è una merda. Però, ad esempio, quelle che ho su 21 Buttons, ad esempio questa felpa che so che vi piace tantissimo, voi prendete, cliccate qui sul pallino e vi esce che l'ho pagata tutt'sia guaperata da H&M. Snoopy, già stai a rompere le palle. Ti osservo da un po', non so se ti ho Partiamo subito con le domande di oggi, che saranno domande abbastanza sobrie. Mi avete fatto tantissime domande su Instagram e io per il primo episodio di ritorno ho scelto di prendere più o meno le più sobrie, perché cioè partire con domande tipo a che età hai perso la verginità? Magari non era proprio il massimo. Dal prossimo episodio, se voi riempite di like questo qui, ne possiamo parlare. Partiamo con la domanda di citazioni Fede Marconi, la mia fanpage più seguita, ne ho tantissime, vi ringrazio di cuore, che mi chiede: cosa pensi di fare dopo la maturità? Andrai all'università? Sì, andrò all'università e tra l'altro proprio in questi giorni avrò gli Open Day a Roma 3 per Scienze della Comunicazione. Sapete che io vorrei diventare un telecronista, un giornalista sportivo, quindi essere in quell'ambito lì. Utilizzo tra l'altro YouTube anche per questo, per questa cosa qui, no? Per coltivare questa mia passione. Fatemi sapere voi che università fate nei commenti o che farete, dipende da quanti anni avete. Non posso che collegarmi a una domanda che mi ha fatto un'altra fanpage, ovvero Fede Marconi trattino basso fanpage, che mi chiede: cos'è più importante per te, calcio o YouTube? Ti adoro, continua così. Un bacione, grazie mille. Non vorrei metterle sullo stesso livello, però penso che una sia molto importante per arrivare poi all'altra. E vi parlo di YouTube, che sia molto importante per arrivare poi al calcio. Non fraintendetemi, non sono il classico YouTuber che porta soltanto contenuti sul calcio. E a dirla tutta, a me stare lì tutti i giorni a parlare soltanto di calcio all'interno dei video mi romperebbe anche un po' le palle, perché mi passerebbe un po' la fantasia. Quello che amo fare io è la telecronaca. Quindi non posso nascondervi che tra YouTube e calcio, sicuramente alla base c'è di più la passione per il calcio. Non a caso la serie chiave del canale è quella che spesso mi diverto un po' di più a registrare, la carriera. E comunque nel complesso penso che riuscire a strappare qualche risata o far sorridere anche a volte, come piace fare a me, con un po' di riflessione, chi è dall'altra parte dello schermo, sia sicuramente la soddisfazione più grande. Giuseppe ci chiede: prima del tuo incidente, no? Fondamentalmente ve ne ho parlato, link nelle schede, per il quale non hai potuto giocare a calcio seriamente, pensavi di voler fare carriera? Allora, modestamente, ma con estrema umiltà, ti dico che non avrei mai fatto carriera, ma non perché sia una pippa clamorosa, anzi, ero bravino, adesso non lo so, nel senso che sicuramente sono meno bravo di come ero prima, anche molto discontinuo nel calcio, delle partite in cui sembro un fenomeno, altre in cui faccio fatica a toccare un pallone. Però sì, allora sicuramente me la cavavo, era una mia grande passione e all'epoca avevo 12 anni, quindi era il mio principale obiettivo nella vita. Il problema è che c'era gente molto più forte di me, perché poi a 12 anni lo capisci se diventerai un fenomeno oppure no, o comunque se riuscirai ad arrivare in Serie A a certi livelli oppure no. E diciamo che io ero più su oppure no, è una cosa che chiaramente ho capito dopo, cioè nel momento in cui mi hanno detto tu non potrai mai più giocare a calcio, mi è crollato il mondo addosso. Thanks hard dick. Ma comunque andiamo oltre. C'è Pietro che ci dice: non ho domande, fattene una tu. Vabbè. Leonardo invece ci chiede:
Come chiamerai tuo figlio? Beh, la Madonna, raga, sono 18 anni, un attimo. Forse era quasi meglio la domanda di Pietro. Racconta la figuraccia più grande che hai fatto finora, mi chiedeva l'Espo Fan. Ne ho fatte tante, ne ho fatte davvero tante. Non saprei davvero quale raccontare, effettivamente. Guarda, me ne viene in mente una recente che ho fatto appena finita la maturità. È una cosa che non vi ho raccontato all'interno del video sulla maturità. Ho fatto scena muta in latino, quindi ero ancora un po' sotto shock. Però al tempo stesso stavo rosicando, perché il latino comunque ero preparato su molti altri autori che non mi aveva chiesto. Poi comunque di greco, ma anche forse dandomi in difficoltà, quindi facendomi in buona fede, non mi ha chiesto praticamente tante cose che in realtà sapevo, quindi mi ha fatto due o tre domande. Fatto sta che esco, che ero veramente, cioè il mio umore era alterato tra me rode il culo, sto depresso. Quindi a un certo punto esco con mia madre. C'era la commissaria esterna d'inglese, quella famosa che mi ha chiesto insomma l'autografo per il suo studente. A un certo punto io me ne esco, non accorgendomi che effettivamente c'era ancora la commissaria esterna fuori dalla classe e la porta comunque era aperta. Io nei corridoi faccio: sto rosicando come un cane morto. Mi giro e c'era... Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a parlare di calcio e lo facciamo con la domanda del mio cuginetto Alessio.Barso, che evidentemente stasera non aveva nulla di meglio da fare, che mi chiede: fuck, oh, hashtag fuck, tu sì che sei un vero fan. Hai già pensato di fare le valigie e scappare in Burundi dopo che Ronaldo è diventato un giocatore della Juve? Grazie bro per questa domanda meravigliosa. A proposito, fatemi sapere nei commenti e anche nelle schede se volete video con mio cugino, perché ci sono arrivate tante domande anche per insomma noi due insieme. Che dire, parliamone seriamente, perché io ho scritto un post su Instagram, ho fatto un post su Instagram pubblicando una foto l'altra sera quando Ronaldo è diventato effettivamente un giocatore della Juventus. E io ve la lascio qui, ragazzuoli, ve la lascio qui perché effettivamente ne voglio parlare assieme a voi. Allora, io in piena onestà mi reputo, anche volendo poi diventare un telecronista, giornalista sportivo, quindi è evidente che debba essere un pochino più imparziale rispetto a un comune tifoso, ma mi reputo prima un tifoso di calcio che un tifoso della Roma. Comunque un amante di questo sport, no? Prima che di una squadra singola, anche se poi l'amore per la Roma è un qualcosa di più. Le emozioni che mi regala la mia squadra di cuore sono comunque emozioni indescrivibili, appunto. E quindi non vanno assolutamente a sminuire, cioè questo mio pensiero non va assolutamente a sminuire ciò che provo per la Roma. Il discorso però qual è? Che io ho scritto questo post sostenendo che al di là della fede calcistica di ognuno di noi, noi in primis amiamo il calcio. E quindi vedere un giocatore come Cristiano Ronaldo arrivare nel nostro paese è comunque un motivo d'orgoglio, è comunque una soddisfazione, se vogliamo. Perché, altra cosa che poi ho aggiunto dopo nei commenti, secondo me al tempo stesso uno come Ronaldo in Italia può anche svegliare il calciomercato, nel senso che il Napoli adesso sta pensando a Di Maria, lo vuole, la Roma vuole Mertens, nomi che prima non circolavano. Poi può essere che mi sbaglio, questo è il mio modestissimo punto di vista, potrei sbagliare per carità, ma la penso così, ognuno è libero di pensarla come vuole, quindi tu vai. E questo era il mio pensiero su Ronaldo. Poi è evidente che qualsiasi tipo di tifoso avrebbe preferito averlo nella sua squadra del cuore. Io da romanista, consapevole che Ronaldo non sarebbe potuto arrivare alla Roma, non sono contento che sia la Juve, ma sono contento che sia arrivato in Italia. Famo capisse. Hey, standing in the bed we made. E niente ragazzuoli, questo era il nuovo episodio delle FAQ. Non ho voluto farlo lunghito, ok? Ho applaudito le mani, Snoopy si è fomentato. Aspettate che viene anche lui a salutare. Amore mio, donna della mia vita, quanto sei buono, mamma mia. Già sono autistico di mio, quando imbraccio Snoopy aumenta la vita. Comunque vi stavo dicendo, non ho voluto fare lunghito... Snoopy in bocca. Non ho voluto fare lunghissimo questo episodio di ritorno delle FAQ, perché che cosa significa questo? Che voglio portarne tanti di fila. Quindi voi supportate questo e fatemi sapere se ne volete uno magari già la prossima settimana. Lasciate appunto un like di supporto, iscrivetevi al canale se non lo siete già, se lo siete attivate la campanellina, se no le notifiche col dick che vi arrivano. Seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Vi mando un bacione, never give up e bella, raga. I throw my hands up, I'm already in my mind.